Allora, eccoci in studio oggi per uno di quegli ennesimi contrappassi della giustizia italiana, ed è per questo che chiamiamo Gigi Crespi. C'è stata una di quelle cose che accadono spesso, cioè una vicenda che ha portato addirittura in carcere Ambrogio, il fratello di Luigi, per uno scandalo innescato da un boss dei voti, tale Zambetti. Ecco, dicevo, per questa vicenda che aveva portato addirittura a una carcerazione preventiva, oggi il protagonista viene considerato un, leggo dalla cronaca del Corriere della Sera, un malato di mente. Scarcerato il boss dei voti Zambetti, perizia del tribunale, un malato di mente. Era un'inchiesta che aveva fatto molto scalpore sul rapporto fra 'Ndrangheta e politica, e però, voglio dire, questa notizia appare in tono molto dimesso, un po' quasi nascosto, e non rende giustizia a chi in quel ciclone ci si è trovato in mezzo. Buongiorno a Luigi Crespi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come giudichiamo questa storia di informazione e di giustizia? Beh, intanto diciamo che il problema della penetrazione della criminalità organizzata a Milano, in Lombardia, è un problema vero, e non dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio, e non tutte le inchieste sono uguali e non tutti gli imputati sono uguali. Questo va detto per correttezza, perché dobbiamo stare attenti alle strumentalizzazioni. Nella fattispecie mi aspetto con estrema franchezza che questo errore giudiziario sia, diciamo, immediatamente ripristinando l'onore di mio fratello, che ha gridato la sua innocenza, ti ricordo, anche rinunciando a una candidatura quando era in carcere, sicuro della sua estraneità ai fatti. Lo ricordavo forse quando non eri ancora collegato, che sì. Ambrogio Crespi si è fatto mesi 200, di carcere. 7 mesi di carcere. E quindi niente, mi aspetto che a questo punto la giustizia, che prende atto di questo fatto nuovo di grande rilevanza, forse era meglio che se ne accorgessero un po' prima, secondo me ne avevano avuto contezza già prima, e che abbiano, diciamo, la stessa rapidità, la stessa tenacia nel perseguire le persone, anche nel restituire a loro l'onorabilità. È in questo che si distingue una buona giustizia da una cattiva giustizia. Credo che ci siano elementi nei quali il rapporto tra giustizia e informazione poi possano indurre qualche magistrato a tenere atteggiamenti poco attinenti ai fatti e alle carte. Le carte lo gridavano dal primo momento, i documenti lo dicevano dal primo istante. Ambrogio non conosceva quella persona, Ambrogio non conosceva neanche lo Zambetti, che era, diciamo, colui che avrebbe avuto il beneficio di questa cosa. Abbiamo dovuto sentire che lui organizzava i palazzi, il voto di scambio, tutta questa serie di cose abbastanza allucinanti che abbiamo subito per quasi un anno, e adesso quello che io ho gridato nei mesi in cui lui era in carcere, ovunque, dovunque, che era estraneo, non innocente, estraneo, si sta, diciamo, compiendo. Il problema è che adesso aspettiamo. Estraneo è più che innocente? È estraneo più che innocente, perché come fai a portare dei voti a una persona che non conosci? Come fai a essere, diciamo, accusato da dichiarazioni di una persona che non hai mai visto e non hai mai incontrato? Questo è apparso evidente dopo i primi. Cioè, voglio dire, Luca, può succedere, no? Una persona in una macchina dice: Crespi ha portato dei voti, poi si confondono magari col fratello, no? Nella vita, perché io comunque non mi occupo di scambio di voti, ma mi occupo, diciamo, di consenso, per cui i rumori, la scarsa informazione, per cui scatta una suggestione terrificante e arrestano una persona sbagliata. Può capitare, no? La giustizia fa i suoi accertamenti, ci fu una perizia di Dalimonte che dimostrò che nel quartiere di Ambrogio i voti a questo assessore erano stati 9, c'erano le dichiarazioni dello stesso Zambetti, della sua segretaria, le verifiche telefoniche, le dichiarazioni dello stesso Costantino, che dal primo istante ha detto: non conosciamo Ambrogio, e nello stesso istante Costantino ha detto: io non lo conosco, sono un millantatore. E questo accade a dicembre, e Ambrogio fu poi liberato dal carcere preventivo, in cui fece 65 giorni in isolamento, 65 giorni in isolamento,
e fu liberato dal carcere preventivo il 27 aprile, quindi molto dopo che secondo me la verità era stata sostanzialmente accertata. Poi, come si sa, la verità giudiziaria è un'altra cosa, ma ti ricordo che addirittura in una prima istanza fu dato ad Ambrogio un processo immediato perché le prove erano evidenti. Allora qui delle anomalie ci sono, non c'è dubbio. Ora vediamo che cosa accadrà, come la giustizia riuscirà, diciamo, a riparare a questo errore, e mi auguro che lo stesso pubblico ministero intervenga in tal senso perché prenda atto di quello che è accaduto. La giustizia ribalta completamente la posizione di Ambrogio, dicendo che quello che ha detto Ambrogio era vero, che quello che è avvenuto solo nella testa di questo signore. Per quanto riguarda Ambrogio, intendo precisare, cioè il mio non è affatto un giudizio complessivo di questa vicenda giudiziaria, di cui sostanzialmente non conosco i risvolti e le altre documentazioni. Io mi sono occupato di mio fratello, ho gridato la sua innocenza e oggi ne prendo atto con una certa emozione che questa cosa è finita nella sostanza delle cose. È finita drammaticamente in un articolo di cronaca. Il giorno che è stato arrestato hanno messo il suo nome, fratello del sondaggista, in prima pagina a tutti i giornali. È finita in un trafiletto, diciamo, in 2000 battute in cronaca locale, dove il nome di Ambrogio non è stato neanche citato. Adesso speriamo che tutto si risolva nel modo giusto e che nessuno, diciamo, si senta, diciamo, offeso perché la verità è venuta fuori. Ed è una verità medica, era un doveroso segnalibro che dovevamo mettere in questa vicenda, Luca, avendo raccontata anche nella sua pagina più bella, poi il fatto che abbiamo ricordato qui a Radio Yes, quando Ambrogio Crespi ha tratto da questa esperienza di sofferenza e di dolore un bellissimo documentario su Tortora, di cui abbiamo lungamente discusso, perché le storie della malgiustizia poi si inseguono in circolo una con l'altra e, come dice Crespi, non devono far perdere fede nella giustizia. Volevamo sfruttare invece le tue doti di sondaggista per chiederti se possiamo fare un voltapagina, ma è davvero il partito degli animali, degli animalisti, può avere una potenzialità del 7% in Italia? Non lo so, non l'ho fatto. Mi fai fare un salto quantico terrificante dal punto di vista anche emotivo, diciamo, emotivo. Vogliamo stressarti, devi passare dalla carcerazione preventiva alla brambilla. Diciamo che mi sembra una c'è una cosa che stride: la drammaticità dei problemi degli italiani, e non solo degli italiani, la drammaticità di questo momento, anche dello stesso momento che sta vivendo Berlusconi per certi versi, no? In attesa di un giudizio o di una sentenza, con questa cosa dei cani e delle dentiere che può sembrare diciamo una cosa frivola. In realtà, come si dice, l'uomo è sorprendente. Il giudizio preventivo su Berlusconi è sempre molto pericoloso, perché sono più le volte che gli analisti come me o i sondaggisti hanno dovuto correggersi dicendo: ah, ma forse aveva ragione lui. Ti ricordo la famosa battuta dell'IMU che dicevano che dell'ICI, scusa, che gli scostamenti erano stati insignificanti, il giorno dopo quasi vince le elezioni. Quindi se tu calcoli il numero di persone che hanno dei cani e degli animali domestici in casa, effettivamente può essere un elemento interessante. Io non credo che sia l'elemento che possa, diciamo, far cambiare il vissuto e il momento di difficoltà che ha Forza Italia nel suo complesso, che ha un problema di prospettiva, un problema di identità, un problema di far traguardare, cioè di fare un passaggio evolutivo che non glielo darà certamente questa politica sugli animali, benché sia, secondo me, un'operazione di marketing abbastanza intelligente. Però è un'operazione che può... Quindi dice, è intelligente l'operazione, c'è una potenzialità, però non ti puoi inventare un'idea che possa cambiare il corso delle cose. No, cioè lì proprio occorre un ripensamento e un riposizionamento. Cioè, rimane esempio. Allora, ti faccio un esempio sul tema cruciale.
Uno, il tema, dopo Berlusconi questo movimento a che cosa capiterà? Cioè un concetto di mito che di un partito, di un'organizzazione che prescinda o che si fondi sul suo fondatore. Questo tema quel partito non lo ha ancora affrontato. Secondo argomento è il tema del rapporto con l'Europa. Berlusconi è stato oggettivamente un oppositore, lo rivela anche gli ultimi libri, c'è stato qualcosa Tremonti, cioè. Friedman, è stato un oppositore fermo di questo euro, di questa Europa, della Merkel. Oggi ha una posizione, quella sua battaglia che oggettivamente c'è stata, no? Condotta male, bene che sia, i risolini, non la riesce a capitalizzare, e la fa capitalizzare dalla Lega, che ha una posizione estrema, basta che inserisce euro, no euro nel suo simbolo. Esatto, e dai grillini che dicono no, non all'euro, facciamo un referendum, apriamo il dibattito, quindi si pongono problematicamente. E invece Forza Italia, che è stata, diciamo, colei che ha pagato di più il prezzo di questa contrapposizione, ha una posizione sull'Europa che non è comprensibile, però diciamo accetta, dice, dentro nel suo partito un uomo come Storace che è di provata fede anti-euro, quindi questo meccanismo qui produce quello che si chiama un conflitto di identità. Che cos'è Forza Italia, contro l'euro o a favore dell'euro? Rispetto all'Europa come si pone? In una direzione di riforma totale, di cambiamento, oppure di riforma? Cioè, questo qui è uno dei temi centrali, soprattutto nella campagna europea. Lo slogan che ho sentito di Forza Italia è: più Italia in Europa, meno Europa in Italia. Cioè, ora che uno capisce, ora che uno che fa la somma di questo slogan e ne trae qual è la conseguenza e qual è la convenienza, ha già votato Lega. Addirittura. O no? Però la Lega non sale nei sondaggi. Beh, la Lega non sale nei sondaggi. Cioè, non bisogna credere a questi sondaggi della vigilia? Beh, guarda, allora io ho visto sondaggi molto diversi, come sai, ne parlammo 15 giorni fa. E quando ancora i sondaggi non lo confermavano, e ti dissi che vedevo che stava partendo, ripartendo incredibilmente contro tutte le logiche, stava ripartendo 5 Stelle. 5 Stelle in crisi per la questione delle espulsioni, ti ricordi? Stava ripartendo. E il commento di tutti noi è: ma che cosa strana! Cioè, poi il buon Grillo va in televisione, rompe un paradigma e torna al 25% con una crescita vertiginosa. Così come ti dissi che stava prendersi, diciamo, una falla nell'elettorato di Forza Italia, e quando dissi: beh, lo vedo sotto il 20%, ci furono non è possibile, è stabile, è cresciuto, e oggi qualcuno lo dà addirittura al 18. Allora, che ci sia una rottura e che sia difficile prevedere i risultati elettorali, soprattutto perché è difficile prevedere l'affluenza del voto, perché lì sarà l'elemento determinante. Ti ricordo che l'ultima volta è andato a votare il 74%, e alcune previsioni dicono che quest'anno potremmo scendere sotto il 50% o avvicinarci di poco a appena sopra quella cifra. Tu capisci che cambia completamente il modo di fare i conti, i calcoli, e soprattutto gli spostamenti. Vedi Grillo 4-5 punti in 2 settimane, gli spostamenti sono talmente clamorosi e il voto e le opinioni sono diventate, certo, così fluide. Pensa che paradosso, se votano gli strumenti del sondaggio invecchiano, non bastano. Per cui, come io sono riuscito ad accorgermi prima che stava succedendo questa cosa, attraverso altri strumenti, che è l'analisi dei sentiment di rete. Quindi non riuscirò mai con i sentiment di rete a centrare il risultato al centimetro, ma noi non siamo qui per misurare se fai il 4 o il 5, siamo qui per misurare le tendenze. Allora io credo che la Lega supererà tranquillamente il 4%, come credo che, se Berlusconi non farà degli interventi radicali, e in campagna elettorale sappiamo, anche se non sarà abile e arruolato, sappiamo che ha delle facoltà che sono straordinarie, e il suo movimento
rischierà molto pesantemente di scendere sotto il 20. Questo è il tema, no? Sì, sì, mi sembra interessante. Accendiamo quindi la luce di questo pronostico. Ti salutiamo e a presto, a risentirci. A presto. A tutti, grazie. Ciao, ciao Luca. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.